esercitano appunto un servizio pubblico. Io mi aspettavo, ecco, qualche parola in più su questo secondo tema. Mi auguro che il Vice Ministro voglia farsene carico nella fase di come dire, preparazione e stesura di quelli che saranno i decreti attuativi poi della legge delega, e torneremo anche da questo punto di vista pure noi a monitorare la situazione. Nel senso che, così come dovremo monitorare quello che adesso faranno i comuni e i tribunali con riferimento alla vicenda di cui abbiamo appena discusso, che prende lo spunto dal ricorso del comune di Livorno, beh, allo stesso modo credo che dovremmo monitorare come poi il governo eserciterà appunto la sua delega, cioè se avrà voglia davvero di superare nei fatti il sistema dell'istruzione di Stato, così come è stato creato dalla monarchia sabauda in questo paese e che ormai è superato a tutti gli effetti e non esiste da nessun'altra parte, oppure se dovremo continuare pervicacemente a rimanere attaccati a un modello che sostanzialmente ormai non, nessuno più diciamo, riconosce. Grazie. Grazie, onorevole Giglia. Così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 agosto 2015, ore 9:30, esame del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. La seduta è tolta.